Ciao a tutti, in questo episodio di Dev Pills vi farò vedere in 5 minuti come ottenere un dominio gratuito. Eccoci qua ragazzi, il sito di cui vi voglio parlare e che vi permetterà di registrare il vostro dominio gratuito si chiama .tk. Potete trovarlo all'indirizzo www.dot.tk. Quindi una volta aperto questo sito web, la schermata che vi troverete davanti è questa bellissima spiaggia davanti a voi e una forma che vi chiederà di indicare quale dominio volete acquistare. Scusate, ho sbagliato, non è acquistare, ma quale dominio volete ottenere gratuitamente questa volta. Quindi prendiamo per esempio un dominio che vogliamo utilizzare per 3 mesi a scopo SEO e magari come ore direct o semplicemente come dominio sul quale poi andremo a caricare una serie di dati. Quindi avremo un dominio associato a un hosting, su quell'hosting caricheremo un nostro sito web. Chiamiamolo corsi o magari corso sviluppatore web, quindi una chiave long tail. E sarà corso sviluppatore web.tk oppure punto qualche cos'altro che adesso andiamo a vedere. Come vedete abbiamo la possibilità di scegliere tra ben 5 estensioni gratuite, quindi possiamo scegliere corso sviluppatore web.tk che è gratuito, .ml gratuito anch'esso, come vedete sono tutti gratuiti, .ga, .cf, .gq. Scegliamo il più tradizionale tk, Get It Now. Una volta che l'ho selezionato, clicco su Checkout. In fase di checkout raggiungerò un altro sito web che si chiama freenom.com. Non preoccupatevi di questo redirect perché Freenom è l'owner, è il proprietario di .tk. Quindi ora ho corso sviluppatore web.tk e devo scegliere come utilizzare il mio nuovo dominio. Posso scegliere se reindirizzarlo a un altro sito web. Quando qualcuno visiterà corso sviluppatore web.tk lo reindirizzeremo a www.webermind.com/corsi/sviluppo web, ad esempio. Questo potrebbe essere un ottimo modo di fare un SEO redirect. Quindi abbiamo corsi sviluppo web e possiamo continuare. Alternativamente possiamo cliccare su utilizza DNS e qui dovremmo avere già un hosting da cui abbiamo prelevato i record A, e se non sapete cosa sono vi mostrerò come fare in un prossimo video. E una volta prelevato il record dal nostro hosting, ogni hosting in teoria vi permette di identificare quali sono i DNS record che dovete inserire per fare un domain redirect, un DNS redirect, scusate. Quindi qui andrete a mettere l'IP, immaginiamo che l'IP sia 100.200.24.2. Me lo sono inventato, non completerò questo acquisto, comunque dovrete inserirlo e quindi corso sviluppatore web.tk e il suo corrispondente www punteranno a questo IP. Quindi quando uno lo visiterà vedrà il contenuto che avrete caricato sull'hosting a cui punta questo specifico IP. L'ultima cosa che dovete scegliere è il periodo di tempo per cui volete avere questo dominio gratuito. Potete scegliere da un minimo di un mese fino a un massimo di 12 mesi gratuitamente, altrimenti dovrete acquistarlo come in qualunque altro caso. Diciamo che noi lo vogliamo per, non lo so, 6 mesi. Seleziono 6 mesi, clicco su continua e l'ultima cosa che dovrò fare è completare l'acquisto. Quindi l'acquisto in realtà è di 0 sterline. Potete scegliere tra lo step di verifica tramite mail address oppure loggarvi con Google, Facebook o con Microsoft Live. Una volta terminata questa operazione sarete ufficialmente i possessori per un anno di corso sviluppatore web.tk o di qualunque altro dominio vi aggrada. Ora, potrei già chiudere questo tutorial, ma voglio darvi un consiglio in merito all'hosting. C'è anche la possibilità di comprare hosting in maniera gratuita. Non vi faccio vedere esattamente tutto il processo, lo farò in un prossimo tutorial, ma vi dico che potete andare su hostinger.co.uk, cliccare sulla opzione Get Started, Start Your Website in 30 Seconds, come vedete è l'opzione relativa al free hosting, e sarete portati a una tabella di prezzi dove vedrete che gratuitamente potete ottenere un hosting con 2000 mega di spazio, 2 giga quindi, 100 giga di banda, 3 numeri di siti massimi, eccetera, eccetera, eccetera. È presente anche cPanel e se siete interessati a capire come utilizzare, come configurare cPanel su un hosting gratuito o su un hosting di qualunque tipo
e MySQL, guardate il tutorial di Stefano che vi lascio in descrizione e nella scheda qui a fianco. Questo è più o meno tutto quello che dovete sapere e quindi siete pronti per registrare il vostro primo dominio gratuito. Rieccoci qua, spero che il video vi sia piaciuto. Se lasciateci un commento qui sotto qualora fosse così, iscrivetevi al canale e state sintonizzati perché vi mostreremo molti altri video nelle prossime settimane. Se c'è una richiesta particolare, volete vedere un video su un argomento che vi piace, lasciate un commento qua sotto.